guarda anche là. Attivo, sei scesa a tempo, eh? Vediamo, adesso va a piedi, lo segue, perché siamo noi con la telecamera. Tino, non c'è verso. Buonasera. Volevo farti i complimenti. Sì. Per la tua guida in due sui monopattini. No, vogliamo solamente avvisare prima di poter dire che comunque la ragazza gli fa male un po' la gamba, quindi giustamente ho pensato di fare un atto volto. Allora, l'atto volto A, Tino, questo lo giustifica tutte. Sei un paragnosta di prima categoria, bravissimo. Argomentami questa situazione, vai. Niente, praticamente ci trovavamo qui, la ragazza si è appena fatta male, fin quando ha detto scendi, che c'è il signor Antonio Loconte, quindi potrebbe riprenderci, rimproverarci e fare magari anche abbiamo un certificato. Abbiamo un certificato che testimonia il fatto che la ragazza si è fatta male, motivo per cui tu hai fatto un atto volto ad aiutare la ragazza. No, il certificato volto a referire se la ragazza si è fatta male non c'è, perché purtroppo è appena successo. Nel momento in cui andremo e referirete questa situazione, sì, allora sarete giustificati ad andare in due sul monopattino. Diciamolo alla gente che no, non ognuno, si va, ma veramente ma no, mo, si dico, va. Dimmi, no, come la fatto, ho fatto proprio il coglione, che devo fare? Bravo, questo l'hai detto tu. Ma quando è giusto, io penso sia giusto, ma a parte gli scherzi. Quando non è giusto, pensi non sia giusto. No, quando è giusto è giusto. Quando non è giusto, non è giusto. Non è giusto, è giusto. Okay. Questo è giusto? Il ragionamento stesso lo dice. Il ragionamento stesso lo dice, perché Pitotti non va d'erca. Con scapellamento a destra, come se fosse Antani. Bellissimo. Beh, a allora, voi la linea, prego. Buona serata. A voi. Una volta che passi Tino, puoi andare i due secondi. Sì, perché non ti riprende più, capito? Non ti riprende più. Non ti riprende più.